Bentornati alla Fisica che Cura. Fino ad oggi abbiamo fatto un viaggio molto interessante in cui abbiamo scoperto come una delle quattro forze fondamentali dell'universo, l'elettromagnetismo, può essere utilizzato con degli ottimi risultati a scopi terapeutici. Abbiamo osservato come le applicazioni sono tantissime, penso all'applicazione sui tumori oppure sul sistema nervoso. Non parliamo poi ad esempio delle infezioni di cui abbiamo parlato. Abbiamo anche appreso come le nostre conoscenze attuali e la tecnologia che adesso possiamo mettere a disposizione in campo terapeutico ha però dei limiti. Non possiamo pensare di utilizzare il campo elettromagnetico come terapia standalone, ad esempio per la malattia oncologica oppure per le infezioni. E abbiamo quindi conosciuto la medicina integrata. Cosa vuol dire integrazione? La medicina integrata è un progetto molto ambizioso di cui fa parte anche l'OMS, in cui le medicine cosiddette complementari, alternative anche se è una parola non corretta, le medicine tradizionali con una base scientifica alle spalle, sposano la medicina occidentale, la medicina ufficiale, in protocolli volti a migliorare quella che è la prestazione medica e terapeutica per il bene del paziente. E quando parliamo di integrazione mi viene subito in mente l'Africa, la terra che ha visto la nascita della specie umana, dove i nostri antenati 4,2 milioni di anni fa si alzarono in piedi per la prima volta guardando l'orizzonte e incominciando a porsi quelle domande che hanno accompagnato lo sviluppo della civiltà. Le prime civiltà sono nate in Africa, civiltà millenarie con tecnologie che hanno creato incredibili meraviglie, penso alla piramide di Giza, ancora oggi difficile da ricostruire con le nostre tecnologie, e dove la medicina ha avuto i suoi natali tanti secoli fa. E appunto queste medicine tradizionali che ancora oggi vengono utilizzate in Africa possono essere una di quelle medicine che possono essere integrate, ad esempio. E quindi il nostro viaggio oggi ci porta al Tabaka Mission Hospital in Kenya. Il Tabaka Mission Hospital è un ospedale missionario gestito dai padri camiliani, fino a poco tempo fa gestito da padre Francesco Avi di Baselga di Pinè. Padre Francesco Avi era anche un medico chirurgo, purtroppo ci ha lasciato di recente. Attualmente la direzione è in mano a padre Elfas e l'amministrazione a padre Ruben, aiutati da padre Martin. L'ospedale ha un particolare legame con il Trentino, basti pensare che il reparto di pediatria è stato intitolato alla campionessa di pallatamburello che purtroppo ci ha lasciati, Alice Magnani, il cui motto era: la malattia può imprigionarti, ma il tuo sogno di guarigione può liberarti, credici. Queste parole sono state scritte all'interno del reparto di pediatria e sono quelle che guidano il team di medici dell'ospedale di Tabaka. L'attività di medici al Tabaka Mission Hospital prevede veramente uno spirito missionario. Penso al dottor Alex, al dottor Daniel e alla dottoressa Mary che si prodigano tutti i giorni per aiutare chi sta veramente male. E dall'estate scorsa hanno incominciato ad utilizzare, assieme ai protocolli di medicina occidentale, la terapia elettromagnetica in protocolli di medicina integrata. All'inizio, contrapposto alla curiosità e alla voglia di imparare dei colleghi africani, c'era la titubanza e lo scetticismo dei pazienti, che però a poco hanno capito l'importanza di questa integrazione vedendo i risultati proprio su di loro. E l'integrazione ha visto uno sviluppo davvero molto bello e interessante quando uno dei più importanti medici tradizionali Masai è venuto a far visita all'ospedale, incominciando a conoscere l'approccio elettromagnetico. La parte che ci ha arricchito di più è stata quella nel vedere questa apertura completa e questa curiosità veramente molto profonda nell'integrazione delle medicine. Ecco, l'Africa è un posto meraviglioso dove più culture possono incontrarsi e sviluppare un nuovo modo di approcciarsi al malato, che è proprio il sogno della medicina integrata. Ed è quello che i miei colleghi, che io saluto e spero di vedere presto, stanno cercando di fare quotidianamente giù al Tabaka Mission Hospital. Credo inoltre che questa approvazione, tra virgolette, che abbiamo ricevuto dal medico Masai sia molto importante per la cultura locale, che a volte diffida un po'
della medicina occidentale, mentre vedendo che la loro medicina e la loro cultura riesce a comprendere e a sposare questa che è la punta di diamante della tecnologia elettromedicale, l'utilizzo dei campi elettromagnetici appunto, possa in qualche modo, come dire, giovare a questo fenomeno di integrazione e migliorare quella che è la condizione di queste persone e anche le possibilità terapeutiche a loro disposizione. Davvero molto interessanti sono gli approcci dei medici tradizionali di cui è pieno il Kenya, approcci che sono molto diversi dal nostro, molto lontani dal nostro credo occidentale, ma che comunque non lesinano dei risultati molto interessanti. Ed è proprio di questo che vorrò parlarvi nel prossimo viaggio. La prossima stagione infatti inizierà con questo viaggio in Africa e proseguirà on the road per conoscere più da vicino la medicina integrata, dapprima in Italia e poi chissà. Insomma, la fine di un viaggio è in realtà l'inizio di un viaggio ancora più grande, ancora più interessante, di cui sarei felice voi voleste fare parte. E concludiamo quindi questa stagione con un proverbio africano. Se vuoi arrivare per primo, corri da solo, ma se vuoi arrivare lontano, cammina insieme. Ci vediamo presto.